poi si è venuto a Udine. C'è qualcosa di vero, non c'è niente di vero? No, no, sì. Ma l'anno scorso, a gennaio dell'anno scorso, in estate non era proprio interessante. Quindi sono contento di stare qui e di aver scelto Udine. Senti, inizio settimana si era un po' preoccupati per le tue condizioni, adesso come stai tu per centrarti? Sto meglio, c'ho un po' di fastidio, mi dà un po' fastidio, è leggero, però sto bene, quindi spero di esserci. Antonio, senti, di solito si dice, no, la forma migliore, specie per un attaccante, probabilmente viene giocando con continuità. Tu adesso hai questa opportunità. Domenica scorsa sicuramente hai fatto bene, anche se Marino si è arrabbiato per qualche colpo di tacco, però ad esempio rimane col contropiede nel primo tempo. No, l'ho fatto perché pensavo che poi andasse dentro, ma alla fine sono anche io che ho sbagliato qualche cosina, però alla fine, ripeto, fa parte del gioco e per un attaccante a volte ci sta anche a sbagliare. Però sono contento perché alla fine ho fatto quello che il mister mi ha chiesto, ho aiutato la squadra e quindi sono molto contento di come ho fatto. Per il contropiede? Meno. Fatto, quando, vedi, quando, uno dice no, può fare di più, non è che deve farne colpi così, non è che può fare, però è la dimostrazione che puoi fare, hai nelle tue corde dei colpi. Sai, dei conti proprio. Non volevo, cioè alla fine giocando centrale riesco a muovermi meglio alla fine perché ho più spazio, ho più campo davanti e quindi sicuramente riesco a muovermi meglio, però alla fine è normale che se Totò faceva gol abbiamo fatto una bellissima azione, però ci ha pensato dopo e contento di tutto. Ero più contento alla fine perché mi valorizzava l'assist. Senti, Marino ha detto che sì, un po' era arrabbiato per i preziosismi, però era anche contento perché ha detto che comunque se c'è questo atteggiamento vuol dire che c'è molta sicurezza in voi giocatori, cioè giocate con molta tranquillità, serenità, sicuri dei vostri mezzi. All'inizio, dopo che Totò ha sbagliato il gol, mi sono preoccupato, ho detto speriamo che non è la stessa partita di Torino perché era un periodo che ci andava tutto storto, ogni volta che ci facevano un'azione gol prendevamo un gol, quindi un po' di paura l'abbiamo avuto, però alla fine abbiamo reagito bene, abbiamo fatto una gara all'altezza nostra, come sappiamo fare, sappiamo gestire la palla, sappiamo fare i contropiedi, quindi penso che abbiamo sfruttato al massimo le occasioni che ci sono state e ci sono capitate. Domenica sarà la terza partita consecutiva dal primo minuto. La prima volta che capita. No, sono contento, cioè sto bene fisicamente, sono molto contento delle ultime due partite. Speriamo che di ripetere le stesse gare. C'è una statistica particolare su Genoa, 24 gol segnati, 20 nel secondo tempo. Allora, sì. Il fatto che l'Udinese spesso, almeno negli ultimi tempi, il discorso che faceva Marino, no? Una volta le vincevamo nel secondo tempo, prima di Reggio Calabria qualche volta le abbiamo perse. Quelle sono casualità, ma alla fine non penso, io non credo in tutte queste cose. Poi di solito magari ci sta che una squadra alla fine faccia quello il secondo tempo al primo, l'importante è che stiamo sempre sul pezzo e non mollare, cioè fino al 90esimo che l'abbia non fischia alla fine non bisogna mollare come abbiamo fatto a Genova. Antonio, all'inizio campionato di solito quando vi si chiede a che percentuale siete, voi dite sempre siamo al 60, 60, 70% perché si arriva nel girone di ritorno al 100. Sicuramente da Genova all'andata siete migliorati tantissimo. Adesso, se questa stessa domanda te la faccio adesso, che percentuale di tutta la potenzialità che avete siete? Al di là di come sono andate le partite, delle sconfitte, dei pareggi, delle ultime 5 partite abbiamo fatto, stavamo bene fisicamente.
penso che sicuramente stiamo molto, come dici tu, siamo molto meglio dell'andata. Cioè, personalmente non sto al 100%, perché una cosa è giocare tutte le partite, è una cosa magari fare una partita ogni tanto è un po' difficile riprendere il ritmo partita, però sicuramente la squadra sta benissimo, l'ha dimostrato in tutte le partite, al di là di come è andata poi, ci sono delle sconfitte oppure c'è andata un po' di sfortuna. Quindi penso che fisicamente stiamo bene. Quindi farà Flores il Moriello dell'andata? Magari. Eh? Il Moriello dell'andata che ha fatto la tripletta. È stata l'unica nella sua carriera, quindi penso che ci sarà prima la prima o poi ci sarà pure la mia, spero. Però ripeto, non penso a fare gol, cerco sempre di dare il massimo per la squadra e per cercare di portare un risultato utile a casa. Domenica rientra Quagliarella, proprio guardando i singoli, questa sfida Boriello-Quagliarella, tu come la vedi? Noi non facciamo sfide personali, alla fine facciamo le sfide per la squadra, per cercare di vincere, ripeto, per portare qualcosa di importante a casa. Poi che ci sia un gol del singolo è normale, quello deve arrivare, però alla fine penso che Fabio non faccia sfide, gioco per la squadra e per noi. Se fa gol è per noi, non è per la sfida personale. Quindi penso che non ci sarà sfida, ci sarà solo, diciamo, una voglia di riscatto e di fare bene e di scattare il risultato che è andato. Tu dicevi prima, no, che non pensi al gol, c'è l'importante che per la squadra, però poi come gli attaccanti qualcosina, insomma, manca, no, quando non arriva. Quello penso che è sottinteso. Alla però fine l'importante è proprio funzionare in campo senza stare a pensare, senza farti. Io personalmente penso che tutti gli attaccanti ti diranno una cosa non bella, che ti dico che gli attaccanti non pensano al gol. L'attaccante pensa sempre al gol, però ci sono delle circostanze che bisogna pensare prima alla squadra e poi al gol. A me questo mi viene più spontaneo, pensare alla squadra, perché cioè, se fa bene la squadra automaticamente fai bene anche tu e fanno bene tutti. Quindi personalmente dico così, poi sicuramente cioè, magari vorresti fare gol perché quello fa parte ti fa stare bene, ti fa stare meglio fisicamente, moralmente. Quindi sicuramente tutti gli attaccanti del mondo vorrebbero fare gol. Però l'aspettiamo, ormai ci sto provando, un po' di tempo che ci provo, però non ci riesco. Perché non ci riesci? No, ripeto, non ci riesco. Cioè, sto provando, l'importante è provarci, poi prima o poi arriverà, però non ci riesco, nel senso che è un po' di sfiga, o no? Qualche portiere, o così, o per colpa mia, ci sta che non fai gol. Avete questo ciclo di 3 partite adesso di 7 giorni, no? All'andata ci fu anche lì un ciclo di 3 partite di 7 giorni dove gli altri hanno un bello slancio. Può essere, di qua c'è stato un ricorso, Lazio, Torino, mi pare. Sì, sì. Erano state 3 partite. Lazio, Torino e Livorno, poi Fiorentina. Però insomma, avete queste squadre dello stesso, di pari livello, diciamo così, non sono lì nella Juve che con un tiro in porta magari vanno a fare. Sì. Avete questa occasione, come, da cercare di sfruttare, lo sapete, anche se poi è vero che si pensa una partita alla volta, però. Questo è vero, è giusto pensare una partita alla volta, però alla fine, come dici tu, sono 3 partite importanti e bisogna sfruttarle al massimo, perché poi dopo arriva di nuovo magari Fiorentina, Roma, e quindi sicuramente sarà più difficile. Però è meglio pensare una partita alla volta che è più finita e più facile. Senti, tu sei con proprietà, no? Con l'Arezzo. Avete già iniziato a parlare con la società per il riscatto? Ti hanno già detto qualcosa? Tra l'altro si fa anche il nome di Ranocchia come possibile acquisto, proprio nell'ambito anche del tuo riscatto, nella trattativa intera.
Beh, questo sono cose della società e del mio procuratore. Io spero solo che la società mi riscatti e posso rimanere un altro anno qua e per più di una di rispettare i 5 anni di contratto che ho, di due dei modi. Poi